Abbiamo chiesto ai cittadini di Napoli quale potrebbe essere tra i politici regionali quello più rappresentativo e quello più fannullone. Andiamo a vedere cosa rispondono. Caldoro, il più rappresentativo? Più rappresentativo. E parecchi di Alleanza Nazionale che non mi piace. Non sto qua a fare i nomi, ma ce ne stanno parecchi. E quello più fannullone? Un nome? Fannullone, ma e si sente ancora Bassolino. Per me sono tutti fannulloni. Due nomi? Tutti, indistintamente. Destra, sinistra, centro, laterale, tutto. Quindi nessuno più rappresentativo, tutti fannulloni. Fannulloni. Okay, grazie. Beh, fannullone proprio non direi. Non è perché ognuno cerca di fare quello che può. Un nome di uno più rappresentativo e di uno fannullone, per lei? Tra i fannulloni? Beh, questi qua di AN, per esempio. Tutti? Beh, il nome non me lo fa? Dice, ah, no, non glielo faccio. Perché qualcuno di questi non deve tradire il popolo che li ha eletti. Quindi fanno bene a mettersi da parte del cavaliere, per conto mio, per quello che vale. E quello più rappresentativo? Più rappresentativo. Non glielo dico. Però penso che grosso modo la persona è quella. Un nome? Tutti votato. Un nome me lo può fare, no? Non mi sovviene. Rappresentativo Ponticelli. E il fannullone? Devo fare il nome. Il nome. Tutto il resto. Okay. No comment. Per me sono tutti fannulloni. Il più rappresentativo non mi viene, mi sto sforzando di vedere. Non mi viene il più fannullone, probabilmente Cosentino. Bassolino non ne parliamo proprio, e ha fatto delle cose che, cioè, non ha fatto niente. Ci ha solo fatto del male. Si è solo fatti i fatti suoi e si è sistemato bene lui e la sua famiglia. Poi per il resto non preferisco adesso Caldoro, mi piace molto. Quindi potrebbe essere quello più rappresentativo? Sicuramente sì. Bassolini come più fannullone, Caldoro come un uomo che rispetto. Okay. Non c'è molta gente che si dà da fare, devo dire. E un nome più fannullone? Quale potrebbe essere? No, non mi sento di dare preferenza, sono tutti nella seconda lista, perché si vede da come è tenuta la città. Politici regionali, a me piace Caldoro. Quindi è più rappresentativo per lei? Sì, è più rappresentativo. E quello più fannullone? No, guardi, quello che posso dire, quello che su me è più delinquente è Bassolino. Due nomi? Tutti fannullone. Un nome in particolare? Ma sono talmente tutti uguali che normalmente non mi viene in mente nessuno. Okay. Io li metto tutti nel calderone, tutti ladroni. No, ormai la politica non la seguo più, è venuto lo schifo. Ma non posso fare i nomi, perché oggi come oggi noi siamo su un piano che sono tutti su, per me sono tutti sullo stesso piano. Non c'è la concretezza, secondo me. Politici regionali, quale potrebbe essere quello più rappresentativo, quale quello più fannullone? Due nomi. Se dico tutti, tutti fannulloni, che non vogliono, non pensano altro che ai propri interessi. Va bene lo stesso, grazie. Quello più rappresentativo credo in questo momento Caldoro. Quello più fannullone se n'è andato, per fortuna. Io non è che nel panorama politico regionale possa stimare qualcuno, diciamo, più rappresentativo di un altro, a dirle la verità. Perché, vabbè, io tendenzialmente ho sempre votato a sinistra, però poi alla fine sono stata disillusa, ma nemmeno la destra mi piace. Vabbè, staremo a vedere che cosa farà il nuovo presidente, magari farà bene, perché no? Beh, sicuramente più rappresentativo è il nuovo presidente regionale Caldoro, che sicuramente sta svolgendo bene il suo lavoro. Speriamo che Bassolino non si faccia più vedere per la prossima elezione comunale, come già sta sentendo ha un nuovo candidato per il sindaco di Napoli. Spero che non ce la faccia, sinceramente. Guardi, Caldoro mi sta bene. Io spero che non faccia la fine di Bassolino. Beh, da quello che è stato fatto fino adesso, il più fannullone, il De Luca, che si è dimesso subito,
per fare il sindaco a Salerno. Quello che invece è il più attivo, invece, diciamo così, diciamo De Magistris, ok? Il più rappresentativo e il più fannullone. Ma il più rappresentativo potrebbe essere l'assessore ai trasporti. Nome? È Vetrella, se non sbaglio. E il più fannullone non le saprei dire, anche perché il contesto regionale è da poco insediato, quindi. Ma credo e spero che questa giunta lavori bene, anche il Consiglio. I risultati sono quelli che sono. E tutto stando a quello che dicono i giornali, la situazione va sempre peggio. Per me sono tutti fannulloni. Nessuna indicazione, perché sono tutti pessimi. Okay. Nessuno è buono. Quindi tutti fannulloni? Diciamo. Proseguono le indagini della Giulia attorno al mondo della politica. Questa volta chiederemo ai napoletani qual è secondo loro il politico più fannullone e quello più rappresentativo. Vediamo. No, è meglio non parlarne, guarda. Mi sta toccando un argomento che per me è nullo. Un argomento che tutti sono della stessa pasta. Quello più fannullone, quello che sta facendo meno per Napoli? Iervolino e Vassolino. Era scontata la risposta. Al momento non mi sento rappresentato da nessuno. Se dovesse indicare qualcuno, diciamo, che apprezza di più o che comunque secondo lei si sta dando più da fare per la città? Secondo me pochi si stanno dando da fare per la città, si muove un po' De Magistris, sembra che in prospettiva possa fare qualche cosa, però siamo alle premesse, all'atto pratico ancora lo dobbiamo vedere. Vediamo un pochettino, insomma è uno su cui magari si può sperare qualcosa, ma questa città merita meglio. Sicuramente Caldoro, credo che sia un uomo che il suo pensiero, il suo da fare lo voglia portare al termine seriamente. Diciamo che come immagine politico io mi sento molto tutelato da questa persona, non che lo conosco personalmente, ma perlomeno mi ha dato quell'immagine. Sicuramente in questo momento è il politico che più confà forse per questa città. Perfetto, invece al contrario, se dovesse indicare qualcuno che secondo lei in questo momento non si sta dando da fare per Napoli? Ma forse nomi no, ma credo che ce ne siano tanti che forse potrebbero dare di più e ancora non ci sono a darsi e a dare tanto a questa città. Ce ne sono molti che però non sono ancora politici, devono nascere. Il problema è far nascere dei politici che siano all'altezza. Caldoro, Caldoro. E quello invece secondo lei meno rappresentativo, quello che sta facendo di meno per Napoli? Bassolino. Veramente nessuno fa niente per Napoli, noi siamo abbandonati a noi stessi, si potrebbe fare di più ma non si fa. Il politico che mi rappresenta di più sono io, uno, perché non delego mai del mio voto ad un altro uomo, infatti io non voto Vita Natural Durante. So anche tacito assenso del liberato consenso, il mio voto andrà alla maggioranza, ma mai con la mia firma e mai con la mia coscienza. Non delegherò mai altri sulla terra della mia coscienza. Allora in regione adesso dobbiamo ancora vedere, uno, le promesse che ha fatto la nuova amministrazione che ci rappresenta, se andranno avanti, se questi soldi deliberati, 120 milioni per gli ammortizzatori sociali, saranno destinati alle fasce veramente che sono bisognose. Che altro dirle? Si deve solo aspettare, non per giudicare, perché qua sulla terra nessuno può giudicare il prossimo. Come a livello di donne sciunio veramente serie. Qual è il politico campano da cui lei si sente maggiormente rappresentato adesso? Nessuno. Se dovesse fare un nome? Veramente nessuno. Allora le faccio la... Prima si diceva che il vecchio governatore era quello che era. Prima erano solo su questo marciapiede. Col nuovo governatore stanno di qua e stanno di là. Mi faccia dire lei.
Le faccio anche la domanda al contrario, chi è quello che invece secondo lei insomma ci rappresenta la nostra città meno, quello che fa meno per la Campania? Chi fa meno per la Campania ormai, ma io penso che nessuno fa qualcosa per la Campania, vogliono che rimaniamo così, sia di là che di qua, quelli di oggi ancora peggio forse. E io credo che adesso dobbiamo vedere su Cardoro che cosa fa, vediamo le cose migliori che ci propone di farlo, a fine adesso non vediamo ancora niente di buono. Al contrario invece, chi è quello più fannullone o comunque quello che lavora di meno? L'abbiamo visto già tutti quanti, mi sembra che era, come si chiama quell'altro, il vecchio... come? È bravo, Brassoli, non mi veniva questo, è Brassoli. Secondo lei qual è il politico campano maggiormente rappresentativo della città? Nessuno. Sì. Li conosco benissimo, nessuno. E in Campania non esistono più i politici. Esistono solamente i truffatori e i ladri. Al contrario, allora le faccio ogni anche... Ogni ente pubblico in Campania è amministrata da picche di malfattori. Non me ne parlate a me dei politici, li conosco da una vita. Le faccio la domanda al contrario, qual è quello secondo lei più, diciamo, meno utile alla città? Non, se ne andassero tutti quanti, ci sarebbe, ci fosse un gruppo di giovani che avesse delle idee, cioè, potrebbe darsi che cambierebbe qualcosa. Non ho idea, non seguo per niente la politica, non conosco i nomi e non, l'unica cosa che uno può dire è speriamo che venga un qualcuno che sia napoletano nel cuore. Non nella testa e nella tasca, questa è l'unica speranza, perché quelli che sono venuti fino adesso non ho idea. La nuova regione, i nuovi non si sono ancora espressi, pertanto non ne possiamo parlare, però gli ultimi 15 anni è meglio che li cancelliamo dalla storia napoletana. Ma diciamo che adesso dobbiamo aspettare quello che fa Caldoro, l'abbiamo votato, abbiamo dato fiducia, quindi aspettiamo, ci passerà un po' di tempo, aspettiamo un pochino e vediamo un po' che cosa... Che mai è ancora all'inizio. È ancora all'inizio adesso. Per adesso poi abbiamo dato fiducia. Mi sembra che come sindaco ho sentito Berlusconi che insomma abbia proposto Marinella, andrebbe bene. Non vedo altri esponenti che possano. Le faccio anche la domanda inversa, qual è quella che insomma ha dato meno, si è speso meno per la Campania secondo voi? Sto convinto che insomma forse è una domanda da 100 milioni di euro. Secondo me, adesso attualmente Bassolino, sia Bassolino che lo stesso sindaco Iervolino, non hanno fatto niente, insomma proprio siamo rimasti talmente delusi che cioè, non vedo l'ora che adesso vada via anche la magra soddisfazione alla Iervolino, ma non vedo l'ora che vada via la Iervolino. Nessuno. Se dovessi fare un nome... Nessuno, perché fino ad ora non c'è nessun nome che è riuscito a fare qualcosa per la città, quindi... Al momento non c'è nessuno, secondo me, che ha fatto qualcosa di buono. Ti faccio la domanda inversa, invece quello che si è speso di meno, quello che ha fatto di meno? Che ha speso di meno, in che senso? Che si è speso di meno, cioè che ha fatto meno cose, più fannullone, più meno rappresentativo. Quasi tutti. Quasi tutti hanno speso di meno e fatto di meno, incassando di più. Penso alla Iervolino. E le faccio anche la domanda inversa, quello che invece ha lavorato meno per la nostra regione? Bassolino. Io non mi sento rappresentante di nessun politico, perché per come circoliamo in città qua dobbiamo camminare sulle macchine, per attraversare un marciapiede ci vuole la guida, ci sono tante occupazioni di spazi dei cittadini che hanno preso i privati e i politici napoletani non fanno niente per rappresentare lo spazio napoletano ai cittadini napoletani. Qua chi tiene più sordo, chi la umana. Le faccio anche la domanda inversa, qual è secondo lei quello che invece ha lavorato meno o sta lavorando meno per la Campania? Beh, sinceramente non lo so, io vi parlo dei problemi della città che potrebbero essere risolti da qualche politico o da qualche rappresentante del comune. Sicuramente riesco a vedere qualcuno della destra, in quanto la sinistra nelle ultime elezioni non è riuscito a fare praticamente nulla, quindi almeno o sinistra o destra, quella è la scelta,
preferisco qualunque altra persona che almeno sia di destra. Quindi adesso in questo momento non so chi sia candidato alla destra, però... Ti faccio anche una domanda contraria. Qual è stato, qual è quello che invece si è speso meno per la nostra città? Sicuramente qualcuno di sinistra. Penso che la Iervolino sia della sinistra, quindi proprio lei. La Rivellini. Perché? Perché prima cosa ha fatto una rossa battaglia ultimamente per le quote latte, dove la difesa della mozzarella e ciò. E dove una persona si è sempre impegnata. Perfetto. Le faccio anche la domanda inversa. Qual è quello più, diciamo, tra virgolette, fannullone, quello che si è speso meno per la città? In passato, anche adesso? Ma ci sono stati tanti, sarebbe... non mi viene in mente. Che parecchi nostri rappresentanti, una volta saliti, dopo si dimenticano della propria città e pensano solo ai fatti loro. Però nel senso, mo ce ne sono tanti. Nessuno. No, nessuno. E ti faccio anche la domanda contraria, quello che invece ha lavorato meno, che secondo te insomma lavora peggio o meno? Un po' tutti. In questo momento per me non rappresenta, la città non rappresenta nessun politico in questo momento. Poi si vedrà più avanti. Le faccio anche la domanda inversa, qual è invece quello che si è speso meno, si sta spendendo meno, sta lavorando meno per Napoli? Non le saprei rispondere, perché questi hanno tutto fatto in meno, più per i fatti loro che meno per la città. Questa è la realtà, oltre a tutte chiacchiere. Caldoro. Sicuramente lui, lo vedo una persona pulita, una persona tranquilla, onesta, che ha rilevato una bella patata bollente e purtroppo adesso sta cercando insomma di trovare le giuste soluzioni. Sarà difficile, però proprio come persona mi piace. E quello invece, le faccio anche la domanda inversa, più tra virgolette fannullone, quello che si è speso di meno per la nostra città? Rosa Russa Iervolino, così facile, penso che non ci siano dubbi su questo. Credo che ce ne sia uno in modo particolare che ci rappresenta, che da quello che vediamo e da quello che sentiamo sono tutti... No, non mi viene nessuno in mente da... Le faccio anche la domanda inversa, qual è quello che ha lavorato, diciamo, meno, che si è speso meno per la città? Se dovesse fare un nome? Mi aspettavo forse qualcosa di più dalla sindaco Iervolino, invece così non è stato. A trovare un nome per un politico campano, ma neanche nazionale se per questo, in questo periodo. Al contrario, qualcuno che si è speso meno per la città? Secondo la mia opinione, la nostra giunta, da quando ci stava Bassolino, Iervolino, speriamo che cambi qualcosa con le nuove elezioni, speriamo. È una domanda molto difficile, purtroppo oggi non abbiamo più fiducia dei politici. Sì. Non saprei dire proprio nessuno. Le faccio la domanda inversa, qual è quello che si è speso meno per la città, quello che ha lavorato meno, che è stato insomma tra virgolette più fannullone? Non lo so. Secondo me oggi veramente come rappresentante della città di Napoli non vedo nessuno all'altezza, quindi non ho nessun nome da fare. Le faccio anche la domanda inversa, qual è stato, qual è secondo lei quello che si è speso meno per Napoli? Che bella domanda. Secondo te? No, meno non lo so. Non glielo so dire. Meno non lo so. No, nemmeno io, non te lo so dire. Signora, qual è secondo lei il politico Campania che maggiormente ci rappresenta? E quello invece più fannullone? Grazie. Continua a far sentire la tua voce ai microfoni di Giulì. Se vuoi invece inviarci segnalazioni o consigli sugli argomenti da affrontare, scrivi all'indirizzo email redazione@giulinews.it oppure contatta la redazione al numero 081 714 7575. Giulì, la televisione dei territori.